Rulla, presidente di giuria del Riviera International Film Festival, un festival che in realtà nella selezione ha una maggioranza di registe donne. Com'è stato, insomma, questo ruolo e che tipo di film hai trovato? Intanto sono veramente onorata di essere la presidente della giuria in questo momento storico, dopo 2 anni di pandemia in cui tutto era online, sulla rete, e poi in mezzo a una guerra devastante sul continente europeo. Devo dire, abbiamo fatto una scelta precisa, visto che la guerra viene narrata, raccontata, decisa dagli uomini, noi persone che rappresentano la società civile, che vogliono raccontare altre realtà, altri conflitti legati ai cambiamenti climatici, stupri, legati a altre questioni, vogliamo la voce delle donne. Non solo, perché è importante avere quel punto di vista, la sensibilità delle donne, che sono le prime vittime di queste guerre, che sono quelle che erano la prima linea a combattere contro la pandemia, deve essere inclusa. Noi non è che parliamo di parità, di perché è un principio, è un ideale. Noi lo stiamo implementando. Per noi è importante. 8 sui 10 registi che abbiamo sono donne. E devo dire, sono felice quando vedo delle donne, perché in questo momento in Afghanistan, qui hanno messo il bavaglio, cercano di cancellare le donne, noi invece dobbiamo celebrarle, promuoverle e raccontarle. Tra l'altro hai perfettamente ragione, quello che sta succedendo in Afghanistan è come se avessimo disatteso una promessa. E abbiamo tradito una promessa. Sta succedendo in varie parti del mondo ed è sempre la donna che ci rimette di più. Stiamo assistendo a quello che succede in Ucraina, dove gli stupri di guerra sono diventati un'arma vera e propria, ma questo è dalla notte dei tempi, lo si raccontava già nella seconda guerra mondiale e anche prima, fin quando non c'era la comunicazione. Adesso sappiamo tutto, eppure è sempre molto timido il racconto che viene fatto di questo. Non esiste. E, secondo te, l'informazione, i giornalisti oggi che ruolo hanno? Qual è il loro obiettivo? Guarda, hanno un ruolo importantissimo, perché questa guerra che viene raccontata dalla motivazione del dittatore che l'ha voluta e viene giustificata, invece bisogna essere raccontata, dobbiamo raccontarla dal punto di vista di chi la subisce. Io ho sentito ogni tanto dei colleghi maschi che dicevano: ma no, non dobbiamo raccontare la guerra, perché se quelle donne rimangono incinte poi dobbiamo salvaguardare il bambino che è dentro la pancia di questa donna, cioè il risultato dello stupro. Devo dire, sono cascata dalla mia sedia, non ci potevo credere. Cioè, quando le donne ti dicono, stanno con un grande coraggio testimoniando di quello che gli sta accadendo, delle torture che hanno subito, queste 25 donne a Bucha, messe in un sotterraneo, stuprate, e tante di loro rilasciate quando erano incinta. Una di quelle, il suo bambino veniva torturato davanti a lei non poteva salvarlo perché veniva stuprata da un gruppo. Queste sono le storie che vanno raccontate, perché bisogna parlare alla coscienza dei popoli, bisogna che le facciamo capire che quello che sta accadendo è una aberrazione, un crimine contro l'umanità, ma non è perché accade alle Ucraine. Nessuna di noi è libera finché siamo tutte libere, nessuna di noi è sicura finché siamo tutte sicure. Quello che accade in Ucraina è un crimine contro tutti di noi, e va raccontato, e va raccolta questa testimonianza nella speranza che un giorno ci sarà un processo davanti alla Corte Internazionale dell'AIA, davanti alla Corte di Giustizia, perché questi criminali vanno processati, come è accaduto a Milosevic. Tra l'altro parlavi del fatto, appunto, delle donne stuprate che rimangono incinta, e noi parliamo della mancanza di diritti in alcune parti del mondo che consideriamo lontane da noi, ma in realtà il diritto all'aborto della donna nel cuore dell'Europa e anche in America, appunto, ci sono donne ucraine stuprate che rischiano di non poter abortire perché in Polonia non è possibile, e stiamo sentendo anche la parte repubblicana dell'America che in realtà sta cercando di farci tornare indietro di anni e anni, quindi in realtà siamo in pericolo in realtà ovunque. Certo, infatti quando si comincia a smantellare i diritti non è che si ferma da una parte, c'è qualcuno che vuole esportare quel tipo di dittatura, quel tipo di società patriarcale, conservatrice, a cui i talebani stanno celebrando, in Occidente. Quando io ascolto le storie di donne che sono state stuprate, e soprattutto
non solo nelle zone di guerra, dove veramente lì è un'arma. Mi ricordo le parole di Putin, prima della guerra, due giorni prima dell'annuncio della guerra, disse questa cantò questa canzone con una frase e disse: My beauty, it's your duty, la mia bellezza, è il tuo dovere, se ti piace o se non ti piace, succederà. Cioè, era una battuta presa da una canzone che celebrava lo stupro, no? Perché un uomo che sta lanciando una guerra sta facendo quella battuta sui stupri? Era un messaggio in codice ai suoi soldati di cominciare la campagna di stupri, no? Mm-hmm. Però quando tu racconti che lui è minacciato dalla NATO, deve bombardare, deve fare stuprare e deve sterminare, perché lui si sente minacciato da un'istituzione, da un accordo in cui i popoli vogliono aderire, non è che vengono costretti, perché è lo scudo che ci protegge, no? Non è perfetto, però lo vedono come uno scudo. Però c'è un altro scudo, quello di essere vigili davanti a quello che accade nei tribunali rispetto a quando ti tolgono questi diritti. Quando adesso negli Stati Uniti stanno facendo passare questa legge che è stata approvata quando sono nata io, nel 73, cioè a 49 anni mi trovo a dover combattere per i diritti che pensavo che fossero ormai stabiliti, che mia figlia avrebbe ereditato automaticamente. Invece lì ti fa capire che il radicalismo di estrema destra non c'è soltanto in Europa, in Polonia, ma c'è negli Stati Uniti. Però questo radicalismo è iniziato con una bomba. 50 anni fa, quando fu approvata la legge, subito dopo una radicale, una donna tra l'altro, ha bombardato un centro di aborto. E devo dire, lei oggi sarà celebrata come quella che ha aperto la porta, ha spianato la porta, no? A far obliterare, bombardare i diritti delle donne. Devo dire, dobbiamo essere coscienti di quello che accade. In Georgia, in Alabama, delle donne che sono state stuprate devono condividere la custodia del bambino con lo stupratore. Tu pensa a che devastazione psicologica, certo, a danno di questa donna. Non posso chiederti un commento su quello che è appena successo in Palestina, dove una tua collega, la giornalista palestinese Shirin, che è una mia amica, è stata uccisa a sangue freddo mentre faceva il suo lavoro. E abbiamo visto delle scene orrende durante il corteo funebre. Perché, secondo te, è concessa una cosa del genere? Noi vediamo che, ovviamente, giustamente, in Ucraina tutti i giornali ne parlano, però sono più di mezzo secolo che la Palestina è occupata, il popolo palestinese viene ucciso, massacrato, le donne vengono stuprate, eppure c'è un altro peso, un'altra misura. Un doppio standard, sì. Perché secondo te non riusciamo a essere uniti come lo stiamo dimostrando in questo momento? Perché la vita, allora c'è una narrazione del noi e loro, no? Perché la vita di iracheni, di palestinesi, di quelli che sono diversi da noi, non vale quanto noi. E questo è il più grande, devo dire, la più grande disumanizzazione di un popolo che viene brutalizzato per 50 anni. Da 53 anni c'è questa occupazione militare. E devo dire, mi piange il cuore, perché la promessa dello Stato di Israele di democrazia per tutti, al di là del genere, al di là della razza, della religione, invece questa democrazia stessa viene purtroppo tradita da chi vuole portare o implementare un progetto di purità razziale, di purità etnica. E quando i governi occidentali, e questo è il più grande, davvero è il più grande fallimento morale e politico, fanno finta di non vedere i crimini, non si rendono conto che creano un meccanismo corrotto, marcio, che distrugge tutto dall'interno. Allora, quando tu non pretendi trasparenza e non pretendi giustizia e non pretendi implementazione dei tuoi principi, lasci marcire tutto dall'interno. L'occupazione militare non solo soltanto sta sterminando migliaia e migliaia di palestinesi, come Shirin Abu Akleh, che era una donna straordinaria che fu assassinata, che sia chiaro, fu assassinata da un cecchino israeliano mentre aveva la veste del giornalista, un assassino che non la vedeva come un essere umano, la vedeva come il nemico. Guarda che non è a caso che Trump chiamava noi giornalisti il nemico del popolo, non è a caso Putin fa uccidere migliaia di giornalisti a destra manca, no? Quindi quando questo cecchino non la vedeva più come essere umano, la sua vita valeva niente. Il mondo ha condannato quello che è accaduto a Shirin. C'è un silenzio totale da parte della classe dirigenza israeliana.
perché sono partiti cercando di screditare la vittima, di raccontare un sacco di bugie, di screditare quello che è accaduto. Ho detto no, non è accaduto questo, hanno rilasciato un video, poi il video poi è stato contraddetto da altri video, da testimonianze di altri colleghi, e poi cioè quello che è accaduto ieri è stato non scioccante di più, cioè la cosa più dolorosa è vedere una donna che viene celebrata da migliaia di palestinesi a Gerusalemme e quelli che portavano la barra venivano picchiati, brutalizzati. Quello ti fa capire che ormai siamo arrivati a dei livelli in cui la polizia israeliana e questa apartheid israeliana ha preso il sopralluogo, che ormai è il linguaggio dominante di quello Stato. E purtroppo va smantellato questo apartheid, come abbiamo smantellato l'apartheid del Sudafrica, che distingueva le persone in base alla razza, al colore, alla religione. Va distrutto questo apartheid, perché altrimenti distruggerà tutti noi, sia israeliani che palestinesi, ma soprattutto distruggerà il sogno di creare una realtà democratica. In Miral tu hai scritto una sceneggiatura che fondamentalmente è un atto contro la guerra. Credi che il cinema sia anche un atto politico? Io sono in guerra contro la guerra, perché sì, il cinema, sai, nel momento in cui c'è questa mistificazione universale, c'è questa falsità, c'è questa fabbricazione, manipolazione dell'informazione, noi attraverso il cinema possiamo raccontare la verità, i fatti. Nel mio film Miral ho voluto raccontare le storie delle donne che hanno combattuto con altri modi, creando un orfanotrofio, resistendo alla occupazione militare, alla devastazione, ai stupri, e cercando di sopravvivere nei tempi di guerra. E noi abbiamo l'obbligo di non solo raccontare le loro storie, ma investire nel loro futuro. Io sono grata all'Italia che mi ha dato questa borsa di studio, che mi ha permesso di essere la donna che sono, la donna libera che sono. Per questo che sento questo dovere di continuare a investire qui in Italia, culturalmente, moralmente. Però quando ho adottato 8 ragazze siriane, dove le portate? In Italia. L'ho portata all'università americana, e devo dire il mio alleato in questo è stato un primo ministro, Paolo Gentiloni. Quando l'ho chiamato dalla Siria, l'ho detto guarda, ci sono queste ragazze orfane che vanno salvate, e lui mi ha detto va bene, e ha accelerato il processo di avere dei visti per queste ragazze. Oggi sono laureate con la lode, tutte quante, e oggi le borse di studio sono trasformate per delle borse di studio per le donne ucraine e afghane. Ci sono dei film che hanno avuto un impatto duraturo sulla tua vita? Sì, c'è un film in preciso che mi ha veramente cambiato molto, si chiama Black Butterflies, le farfalle nere, è fatto sul Sudafrica, sulla prima donna che ha narrato l'apartheid del Sudafrica, che si chiama Ingrid Jünger. Ingrid Jünger era una poetessa bianca e che era andata a avere un aborto perché era rimasta incinta, è andata a avere un aborto in una zona perché era illegale l'aborto, in un ghetto di neri, e mentre lei le stavano facendo l'aborto e la polizia bianca stava uccidendo i neri, lei raccontò il suo aborto mentre toglieva dalla sua pancia questo bambino, e quando è tornata a casa, quando ha visto il massacro dei neri in questo ghetto nel 94, lei Nelson Mandela, che divenne presidente, il primo diventato il presidente del Sudafrica, nella sua inaugurazione ha letto la poesia di Ingrid Jünger. Io ero qui in Italia nel 94 e mi ricordo, guardando la televisione, ho visto Nelson Mandela che leggeva la poesia di questa donna bianca che aveva scritto questa poesia negli anni 70 e poi si è suicidata negli anni 80. Perché non poteva resistere. Però mi ricordo Nelson Mandela che parlò al mondo di questa donna bianca che aveva narrato l'apartheid, in cui parlava del bambino morto nero, il bambino dentro di lei morto, ma il sogno di democrazia che veniva ucciso e fucilato tutti i giorni. E mi ricordo, ascoltando le parole di quella donna, mi hanno risvegliato dentro di me il desiderio di guardare i film. Tanti anni dopo ero al Tribeca Film Festival come capo della giuria di film stranieri, e il primo film era questo qui, il film proprio su Ingrid Jünger, che ha vinto tra l'altro il premio quell'anno, e mi ricordo in maniera chiara, precisa, come parlando anche con la regista, che lei mi disse guarda, le sanzioni funzionano, tante persone hanno paura delle sanzioni, ma le sanzioni paralizzanti sono quelle che hanno costretto il regime sudafricano a cambiare,
che ha distrutto davvero l'apartheid in Sudafrica. Per questo secondo me è importante raccontare la storia, per far capire a tutti che i regimi si possono combattere non soltanto con le armi convenzionali, ma anche con sanzioni e anche con storie, anche con parole. Nelson Mandela lesse le parole di quella donna quando era in carcere per 27 anni, ha lesse le sue parole. Ha capito che c'è una comunità di bianchi con quali si poteva fare un ponte e dialogare. E per questo ha voluto onorarla durante la sua inaugurazione. Faccio un'ultimissima domanda. Noi a Outcorn chiediamo sempre di consigliare un film a chi ci guarda, a chi ci legge, che possa essere un film appena visto al cinema o un vecchio classico o un film minuscolo che magari conosci solo tu. Quale sarebbe per te? Ma un film, devo dire, dovete guardare i film di questa sezione del Film Festival. Tutti quanti sono straordinari. Io consiglierei tutti questi film, non dirò tutti i nomi, però vi consiglio di seguire i film di quest'anno 2022, i film della Riviera Film Festival, perché sono tutti importanti e sono tutti bellissimi. Come presidente della giuria non posso ancora in maniera palese favorire uno a scapito dell'altro, però sono tutti davvero importanti e spero che li guardate, spero che saranno trasmessi in Italia, però sono film che parlano alla nostra coscienza, alla nostra umanità, ma parlano al cuore e alle menti dei popoli. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie mille.